Lo center fischio del treno è il Brest Mosca. Posso fare a meno dell'orologio? Mi alzo quando il treno di Varsavia si annuncia con suo grido alle 6 per la volta di da Minsk è il primo da mosca. La seconda, se mattina o notte, hanno voce diversa. Qualche volta sono ad ascoltarla l'intera notte. Con la vecchiaia sana se ne vorrà via. Con chi parlerò adesso? Tutta sola sulla panchina davanti a casa. Io ho cercato di rincuorarlo. Però ti è una buona donna, Sciasca, e sposa, la mia piccola Lisa tornerà, io l'aspetto, non l'avevo più vista la sua disca. Da quando l'aveva piantata in asso sette anni prima, si era messa con un ufficiale o qualcosa del genere. Era giovane, molto più giovane di lui. Lui l'amava molto. E adesso lei picchiava la testa contro la barra, Sciaska, sono stato riespizzato la vita. Aia, ai, insomma. L'amore non è un pelo superfluo, che te lo strappi e via, e non è neanche una cosa che sarà benedetta. Riesce sempre a legare due persone per la vita: e cosa c'è da piangere? Dico io, chi ti può sentire da sottoterra? Ah, Signore, fino ai 40 anni si può fare tutto e anche peccare. Ma dopo i 40 bisogna pentire, se allora 10 perdono, ride, ma scrivi proprio tutto, va bene, scrivi, scrivi. Per passare a contare di cose, Solo di guai a Gerle. Ha alzato gli occhi al cielo. Eh, eh, ecco. Ci sono le rondini. Caldo in arrivo, a dire il vero, un giorno è venuto a trovarmi un giornalista. Mi ha fatto un sacco di domande sulla guerra, Perché non ce ne sia un'altra, sono pronta a darvi alle mie ultime cose. Non c'è niente di più spaventoso dalla guerra, eravamo lì immobili sotto la minaccia delle mitragliatrici tedesche, Spianata a guardare le nostre case e brucia bruciare carpittando. E anche gli arti, ai ai, con Sciasca ricordavamo tutti i giorni il tempo di guerra. Suo padre era sparito senza lasciare traccia, il fratello era morto nei partigiani. A Brasso avevano ammassato i prigionieri sovietici, una moltitudine. Li spingevano lungo le strade come bestiame, li chiudevano nei recinti e quelli che morivano venivano lasciati partare come imondizi. Poi per tutta l'estate Saska aveva cercato suo padre laggiù. <ride> Lo accompagnava la madre. Quando si metteva a raccontare non riusciva più a fermarsi. Cercavano tra i morti, cercavano tra i vivi. Nessuno temeva più la morte. Era diventata per tutti una presenza familiare. Prima della guerra cantababo, dalla taglia ai britannici mari. L'armata rossa non conosce guai e con quale fierezza cantavamo. Con la primavera, quando il ghiaccio si è sciolto e ha cominciato a smuoversi, tutto il fiume dietro al paese si è riempito di cadaveri, nudi, anneriti. Solo le fibre delle cinture brillavano. E sulle cinture le stellette rosse. Non c'è mare senza acqua e non c'è guerra senza un mare di sangue. Dio dà la vita, ma in guerra chiunque può prendersela. Piange. Vado avanti e indietro per la corte senza qualcosa da fare. e A un tratto ho l'impressione che Sciasca sale alle mie spalle. E di sentirne addirittura la voce. Mi volto e non c'è nessuno. Insomma, insomma, cosa hai combinato, Ciasca? Perché scegliere un tale supplizio? Hai pensato che a bruciare sulla terra, poi la scampavi di là in cielo? Hai già sofferto abbastanza qua giù, le nostre lacrime verranno pur prese in considerazione. Chissà come lo accoglieranno dall'altra parte. Gli storpi si trascinano per terra, i paraliti si trascinano nel loro letto, i muti si guardano attorno. Non tocca a noi decidere, non al nostro arbitro. Si fa il segno dalla croce. Campassi cent'anni, non dimenticherò mai la guerra. I tedeschi sono entrati in paese, un giovane allegro. Che baccaro, sono arrivati con delle autocarri imponenti e certe motociclette a tre ruote che non avevo mai visto. Sto parlando dei sand, Beh, allora non ne avevo viste neanche a due ruote. Ma al nostro accorgo se le autocarri erano bassetti, con delle sponde di legna alla portata di 15 quintali. Ma questi, grandi come casa, o bisognava vicino anche i loro cavalli, non erano cavalli, erano montagne. Sulla facciata della scuola hanno scritto con la vernice: l'armata rossa aveva abbandonato e hanno instaurato l'ordine tedesco. Nel nostro paese vivono molti ebrei, Abram, Yankel, Mord Morduk. Li hanno radunati e trasferiti in un insediamento a Stettle, verso il quale facevano affluire tutti gli ebrei rastrellati nella zona di operazioni belliche. Molti avevano con cuscini coperte, ma li avevano perso ammazzati tutti in una giornata o due, li avevano gettati in una fossa a migliaia. Raccontavano che per tre giorni e tre notti il sangue era risalito in superficie, la terra respirava, era viva, adesso in quel posto c'è un parco. Un giardino pubblico. Non si sentono voci da sottoterra, non un grido, almeno credo, piange. Non so com'è successo. Se erano arrivati loro, da lei o lei li aveva trovati nel bosco. L'ottostacchio e la nostra vicina avevano nascosto nel finire due marmocchi ebrei, belli come angeli. Avevano ammazzato tutti quanti, ma loro erano riusciti a salvarsi, a scappare. Uno aveva otto anni, l'altro dieci. E la sua madre portava loro del latte. «Mi raccomando, bambini, non ho una parola a nessuno». Ci implorava, in quella famiglia c'era un nonnino molto, molto vecchio, il quale si ricordava l'altra guerra contro i tedeschi, la prima. Dando l'ora da mangiare, diceva quasi fra sé, ah piccolini, prima o poi i tedeschi vi accapperanno, meglio sarebbe per voi morire subito, ma non posso. Lui mormorava piano, ma il diavolo sente tutto, si segna. Sono arrivati due tedeschi sulla motocicletta nera con un grosso cane nero, qualcuno li aveva denunciati. Si trova sempre qualcuno così dall'anima nera, o forse senza anima, e loro è un cuore anatomico non umano. Non hanno più pietà per nessuno, i ragazzini si sono messi a correre in un campo tra il frumento i tedeschi hanno sconsagliato il cane, la gente li ha poi raccolti, imbrantali lembi. Non c'era quasi niente da seppellire, neppure si sapevano i loro nomi. <coughs>